no? E scansa lei da questa parte, no? E si mette lui a vedere quello che deve vedere. Tutti questi, allora questo sarebbe un gruppo, vedete che già è composto. Questo sarebbe un gruppo, no? E devono rimanere ovviamente statici. Adesso prendete una cosa plastica e poi facciamo invece una prova loro due, che sono danzatori e quindi potrebbero in qualche maniera anche avere una vetrina, se ci sta una vetrina di grande situazione, avere delle circostanze anche, sia per quanto riguarda gli attori che per quanto riguarda i danzatori, possiamo fare una piccolissima performance. Cioè quando entra qualcuno ci possono stare anche delle situazioni di piccolo movimento, no? Quindi adesso così descansi, rimangono loro due. Ad esempio, se voi due, no, che siete già artisti, voleste fare una vetrina, diciamo andate da Belushi, no? E andate da Belushi, no? Come vetrina. Belushi ha una vetrina che non c'ha spessori, no? La conoscete perché ci siamo trovati davanti adesso. No, come potreste fare un discorso di una situazione di danza, no, che sia sufficientemente acrobatica ma che non sia stancante, ad esempio? Cioè che sia comunque stabile, ad esempio, non è, no, se a ballare. Quanto tempo ci sta? Cioè, quanto tempo ci potete stare così? Ad esempio loro potrebbero anche avere, che non c'è una canzone al momento con la lettura del libro, ma troviamo un libro che fa da vetrina, insomma, un discorso. L'Alieni, prego. L'Alieni invece è un attore, no? Un po' aspirante tale. Regista. Ecco, aspirante tale. L'Alieni potrebbe anche fare delle, cioè lui è comunque un pensatore, quindi io lo metterei in una situazione, no, da pensiero, insomma, come discorso. Ma voi prendete tutto quello che è con la mia non è che, no, che è un magneto, che faresti ad esempio? Che farei? Io dovrei mettere dentro quello che faccio? È un po' triste, però. Questa è carina, no? Questa è carina, ad esempio. Azioni che tu strappi i libri, no? Come vedi un po'? Può strappare questa roba? No. Finta di in piedi o seduto? Considerate che queste azioni dureranno, per quanto riguarda voi, no, ci può stare anche un lancio ad esempio di una gamba, no? Una tantrum, no, ci può stare questo discorso del lancio di una gamba, no? Tu che ti metti il vestito o ti metti una cosa asciutta, secondo me, meglio, insomma, tutte e due molto asciutti, molto stretti, insomma. Questa è carina, questa dei libri strappati, molto. Questa è molto carina, ricordiamocela perché penso che sarebbe. A te ti viene in mente qualcos'altro di dire, ad esempio? Anche suggerisci, sì. Uno scrittore che scrive, che fa la fare che porta. Costantini? Vieni qua? Sì, vai, lo vuoi anche tenere perché tanto io do gli orgimenti a chi aveva sotto l'abbigliamento, insomma, adeguato, no? Ecco, una composizione con tutte queste appendici, come faresti? Pianeta ginnastica ritmica a livello agonistico. Ah, tu fai ginnastica ritmica a livello agonistico, allora vediamo che faresti da solo. Che cosa dovresti fare? Puoi fare delle depressioni? Tipo, ce la fai adesso, se dopo infilata, bellissimo. No, sempre lo so, se tu riesci a andare indietro, fa un giravolta adesso non ce la fai. Alzare una gamba, sì, alzare una gamba e rimanere con una gamba, sì. Provo. Allora,
La ruota della ragione è tanto spazio. Quanto spazio? Questa se potrebbe mettere al Reto Nobis. Perché il Reto Nobis è lo spazio che ha. Come dicevi? Il Reto Nobis è infilato. Mi sparezzerete la tua fare? Sì, ma non esagerare, sto freddo. Ma no, ragazzi, non vedi. Bene,